Benvenuti. Il Consorzio Le Vie del Commercio, la Banca Popolare di Lancione e Sulmona ed il Comune di Lanciano vi danno il benvenuto nella nostra città. Chi giunge a Lanciano, quasi sempre, non immagina di trovarsi davanti ad una città ricca di storia e di monumenti di straordinaria bellezza. L'importanza storica di Lanciano si afferma nei secoli insieme alle sue fiere. In una regione come l'Abruzzo, caratterizzata dalla pastorizia, sin dai tempi più antichi, a causa della scarsità delle terre coltivabili, Lanciano è il crocevia dei due rami maggiori del Tratturo, la grande via erbosa sulla quale le greggi, stagionalmente, migrano dalle alture verso il mare e dal mare verso i pascoli montani. Già municipio in epoca romana, quando il suo nome era Anxanum, la città conosce un nuovo sviluppo in epoca medievale, quando, grazie anche alla vicinanza col Porta di Ortona, importante base commerciale dei veneziani in Adriatico, le sue fiere diventano luogo privilegiato di incontro e di scambio. La ricchezza della città cresce fino a farla diventare la prima d'Abruzzo per popolazione. I suoi quartieri di Lanciano Vecchia, Civitanova, Sacca e Borgo, che si estendono a ventaglio intorno alla piazza, si sviluppano e si arricchiscono di edifici monumentali, magnifiche residenze delle grandi famiglie dei mercanti e della nobiltà feudale dei centri vicini e di edifici religiosi, veri scrigni di opere d'arte. Un patrimonio di storia, di arte e di cultura che oggi si offre ad un visitatore curioso di scoprire uno tra i più estesi centri storici d'Abruzzo. Vi proponiamo una visita guidata alla città articolata in tre itinerari, ciascuno della durata di un'ora circa, tutti con partenza da Piazza Plebiscito, situata alla fine di Corso Trento e Trieste. Ponetevi al centro della piazza, con le spalle alla basilica, ed osservate. Alla vostra sinistra sorge il colle Petroso, dove si articola il primo percorso, con la chiesa di San Francesco, sede del miracolo eucaristico. Alla vostra destra il colle Erminio, il secondo percorso, dove sorge il quartiere di Lanciano Vecchia. E di fronte il colle Selva, con i quartieri di Civitanova e Sacca. Terzo itinerario. Nelle sezioni successive troverete inoltre notizie sulla storia e le tradizioni di Lanciano. Buona permanenza. La presenza dell'uomo nel territorio lancianese, documentata dal ritrovamento archeologico di schegge di selce e strumenti in pietra, risale all'età paleolitica, 30.000 anni fa. Nel 1969, scavi in località Marcianese, condotti con rigore scientifico dal professor Alfredo Geniola dell'Università di Bari, portò alla luce i resti di un insediamento di capanne di età neolitica, noto come Villaggio Rossi, datati al VI e V millennio a.C. Scavi condotti in anni recenti all'interno del centro storico hanno invece permesso di datare i primi insediamenti nell'area urbana attuale tra il XII ed il VII secolo a.C., a cavallo tra l'età del bronzo e l'età del ferro. È questa l'epoca nella quale gli storici più antichi, Giacomo Fella e Pietro Pollidori, collocarono la fondazione mitologica della città attribuita a Solima, compagno di Enea, fuggito da Troia dopo la sua distruzione. In epoca preromana, tra il VI e il V secolo a.C., il territorio costiero abruzzese molisano era abitato dai Frentani, popolazione di lingua osca che si ritiene originata dai Sanniti, dei quali ci restano numerose testimonianze archeologiche costituite soprattutto da corredi tombali, maschili e femminili, conservate presso il civico museo archeologico. In epoca romana, dal IV secolo a.C., Anxanum ebbe un notevole sviluppo e conobbe grande prosperità per via della sua posizione geografica che la poneva come snodo fondamentale di numerosi assi viari e dal I secolo a.C. Anxanum divenne municipium romano, come dimostrato dalla lapide romana ritrovata nel 500 che venne inserita alla base del campanile della cattedrale dove rimase fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando, danneggiata dal bombardamento che colpì la piazza il 4 aprile del 1944, venne ricoverata all'interno del municipio,
la quale, seppure di controversa lettura, è considerata autentica e dimostra che Anxanum ebbe magistrati che erano propri dei municipi. Anxanum mantenne e accrebbe la sua importanza in età imperiale, epoca della quale esistono numerose tracce archeologiche e nella quale si colloca, secondo la tradizione, la costruzione del ponte intitolato all'imperatore Diocleziano, del quale però si ha notizia solo attraverso una lapide dedicatoria ritrovata nel Settecento, benché le indagini archeologiche effettuate nell'area della testata dell'attuale ponte abbiano riportato alla luce strutture datate proprio all'epoca tardoromana, 284-305 d.C., insieme ad un impianto di percorrenza coevo. Sotto il controllo dei bizantini dal 538, dopo essere stata occupata dai Goti nel 493 d.C., entrò a far parte dei Ducato Longobardi di Benevento nella seconda metà del VII secolo. Se all'insediamento bizantino viene collegata la presenza del monastero dei monaci basiliani, presso i quali avvenne il miracolo eucaristico, alla donazione longobarda viene fatta risalire la costruzione di una struttura fortificata, oggi scomparsa, nel cuore del quartiere di Lanciano Vecchia. Dopo l'anno 1000, con l'avvento della dominazione normanna, Lanciano conobbe un nuovo sviluppo. L'imperatore Federico II dichiarò libere da imposizioni fiscali le merci destinate alle sue fiere, che si tenevano due volte l'anno in concomitanza della transumanza, attività fondamentale per l'economia abruzzese che nel 1447 Re Alfonso V d'Aragona volle regolamentare con l'istituzione della regia dogana della mena delle pecore e la concessione a Lanciano, che in quest'epoca arrivò a possedere più di 40 feudi e ad essere la città più popolosa della regione, dell'istituzione di una zecca. Nel 1515 Lanciano venne elevata a diocesi e dal 1545 ad arcidiocesi indipendente da quella teatina, ma contestualmente iniziò il decadimento delle sue attività economiche a causa dei nuovi assetti politici della scoperta dell'America, con gli effetti che produsse in ambito geoeconomico e il susseguirsi di diverse epidemie di peste. Dal 1640 la sua demanialità, l'appartenenza diretta alla corona di Napoli, venne messa in discussione. Lanciano venne infeudata e passò nominalmente ai Davalos, ma la città intentò ricorso contro il provvedimento e ne seguì una lunga causa presso la corte che si prolungò, con situazioni di compromesso, fin quasi all'avversione della feudalità nell'ultimo quarto del secolo successivo. La politica di risanamento amministrativo e finanziario avviata da Carlo III di Borbone fece sentire i suoi benefici effetti anche su Lanciano. Il Settecento lancianese è un secolo di vero e proprio rinascimento dal punto di vista culturale e artistico, ma anche economico. È il secolo del grande cantiere artistico della Cattedrale della Madonna del Ponte, ma anche della progressiva riorganizzazione agraria, delle grandi personalità della cultura, come il musicista Fedele Fenaroli, nato a Lanciano nel 1730, il giurista ed intellettuale Pasquale Maria Liberatore, nato nel 1763, lo storico Gennaro Ravizza, nato nel 1766, e molti altri ancora. Nel decennio francese, Lanciano diventa capoluogo del Dipartimento del Sangro, comprendente la zona dell'Abruzzo al di sotto del Pescara ed ospita, dal 1808, il Tribunale d'Appello degli Abruzzi. Lanciano, durante la Restaurazione, fu nota per la sua turbolenza e non fu ben vista dai sovrani napoletani e soltanto con l'Unità d'Italia essa riuscì a recuperare la sua importanza soprattutto nel settore economico. Con la progressiva espansione urbana che segue l'approvazione del primo piano regolatore nel 1879, la costruzione di importanti infrastrutture come l'Acquedotto del Verde e la ferrovia Adriatico-Sangritana, si sviluppano numerose attività commerciali e proto-industriali, dalla lavorazione della canapa per la realizzazione di cordami e fiscoli alla produzione di terraglie e su vasta scala per poi arrivare alla nascita delle vere e proprie industrie come il calcificio dei fratelli Torrieri, la tipografia e casa editrice Rocco Carabba, fino all'apertura del grande stabilimento dell'azienda Tabacchi.
È una città industriale moderna, quella che negli anni 40 del Novecento viene travolta dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale, il 6 ottobre 1943, un pugno di suoi giovanissimi cittadini fu protagonista di uno dei fatti più noti della resistenza abruzzese. Quel giorno, con un moto spontaneo, l'intera popolazione si rivoltò contro l'occupazione tedesca, accorrendo in aiuto di un raggruppamento partigiano impegnato in uno scontro con il nemico occupante. Il sacrificio degli 11 martiri ottobrini valse a Lanciano la medaglia d'oro al valor militare. Primo itinerario: il quartiere Borgo ed il centro città. Partendo da Piazza Plebiscito, ponendovi con la Basilica alle vostre spalle, percorrete alla vostra sinistra Via dei Tribunali, chiamata così perché un tempo vi era la sede del vecchio Tribunale cittadino. Attraversate il vasto parcheggio della Pietrosa per raggiungere la prima tappa del nostro itinerario. La Fonte del Borgo e l'antica cereria. La fonte era così chiamata perché al servizio del quartiere del Borgo che vi accedeva dalla distrutta porta di Sant'Angelo. È il primo monumento che cattura l'attenzione del turista che giunge a Lanciano. Venne edificata sul fosso pietroso, nei pressi delle mura aragonesi, ancora visibili insieme al torrone che segnava l'angolo delle mura della città. La sua costruzione, che tradizionalmente viene fatta risalire addirittura all'epoca romana, è documentata dal XVI secolo, ma è assai probabile che il suo aspetto attuale, col corpo degli abbeveratoi decorato da un frontone e da maschere in pietra, la cui acqua sgorga dopo aver percorso una lunga condotta sotterranea e la serie di archi, un tempo utilizzati come lavatoio, sia il risultato di un intervento di ristrutturazione dell'inizio del XIX secolo. Con Fontana di Civitanova è l'unica rimasta delle nove fontane che con 200 pozzi dentro le mura assicuravano l'abbondanza d'acqua nella città prima che nel 1904 venisse realizzato l'acquedotto del Verde che da Fara San Martino portò l'acqua corrente fino a Lanciano. Il vasto e antico fabbricato nei pressi della fontana nel Medioevo ospitava l'Hospitium di Sant'Angelo. Ampliato e modificato nel corso dei secoli, è oggi utilizzato come residenza e come sede di attività artigianali. Tornate indietro fino a Piazza Plebiscito e sempre tenendovi sulla sinistra, iniziate a salire Corso Roma, dove, dopo pochi metri, si trova la chiesa di San Francesco. San Francesco. La chiesa di San Francesco, che custodisce il miracolo eucaristico, venne edificata sull'area di un preesistente monastero benedettino, sorto a sua volta sulle strutture di un cenobio affidato, intorno al 750 d.C., ad una comunità di monaci basiliani, religiosi, cattolici, ma di rito greco. Recenti scavi hanno permesso di recuperare nell'area diversi resti di epoca romana, che hanno quindi confermato l'antichità dell'insediamento. Oggi possiamo vedere la spoglia facciata di pietra, nella quale si apre il lineare portale gotico e che è coronata da elementi di spoglio provenienti dalla cappella di Sant'Angelo dei Lombardi, demolita all'inizio dell'Ottocento. L'interno, restaurato da circa un decennio, similmente a quanto accaduto in altre chiese cittadine, venne decorato nella prima metà del Settecento. I recenti restauri hanno recuperato un'aula pervasa da un umiloso chiarore nel quale emergono l'organo monumentale, dono di Papa Clemente XIV, e il Pergamo, realizzati tra il 1769 e il 1774 da un abile ebanista identificabile con Modesto Salvini di Orsogna. Le pitture delle volte, dedicate a tre eroine bibliche, Giuditta, Rachele e Ester, furono realizzate dal pittore teatino Teodoro Donato. Del complesso monumentale di San Francesco fanno parte integrante il chiostro e l'edificio dell'ex tribunale, sovrappostosi alle strutture conventuali dal 1808 in poi. Il miracolo eucaristico. Le reliquie del miracolo eucaristico, un tempo conservate nella cosiddetta cappella oscura all'interno del campanile e poi traslate nell'ultimo altare sulla destra, già di patronato della famiglia Valsecchi,
che volle vi fossero custodite in uno scrigno, sono, dal 1902, collocate sull'altare maggiore, in un tempietto marmoreo costruito su progetto dell'ingegner Filippo Sargiacomo, nel quale è possibile contemplare il pregevole ostensorio in argento dono del lancianese Domenico Coli, realizzato da un argentiere napoletano del XVIII secolo. Il miracolo eucaristico di Lanciano è il più antico miracolo eucaristico riconosciuto dalla Chiesa cattolica, essendo avvenuto, secondo quanto tramandato dalla tradizione, intorno all'anno 700. Un monaco basiliano, dubitando durante la celebrazione della messa della presenza di Gesù nell'Eucaristia, vide tra le sue mani le specie eucaristiche mutarsi in carne e sangue. Dall'VIII secolo le reliquie si conservano sotto questa forma e sono state custodite prima da monaci basiliani ai quali subentrarono i benedettini e dal 1258 fino al 1809, quando furono costretti a lasciare il convento a causa delle soppressioni napoleoniche, i francescani. Dal 1809 il miracolo venne custodito dalla Confraternita del Santissimo Rosario, che ebbe la sua sede nella cappella laterale alla chiesa di San Francesco. I frati francescani tornarono a risiedere stabilmente presso l'antico convento dal 1952 ed è cominciata da allora la loro paziente opera per far conoscere nel mondo lo straordinario prodigio conservato tra le mura della città di Lanciano. Le indagini medico-scientifiche alle quali le reliquie sono state sottoposte tra il 1970 e il 1971 e poi ancora 1981 hanno fornito risultati sempre più sorprendenti. Gli esami hanno permesso di stabilire con certezza che l'ostia è costituita da vera carne umana, precisamente da tessuto miocardico, e parimenti il sangue è vero sangue umano di gruppo AB. I risultati delle analisi sono così riassumibili. L'ostia carne si compone di un tessuto di origine mesodermica, riconoscibile come cuore, miocardio ed endocardio. Il sangue è vero sangue. La carne ed il sangue appartengono alla specie umana. Il gruppo sanguigno AB è risultato uguale nel sangue e nella carne. Nel sangue sono state ritrovate le proteine normalmente frazionate con i rapporti percentuali che si hanno nel quadro sieroproteico da sangue fresco normale. Nel sangue sono risultati sensibilmente ridotti il sodio, il potassio, i cloruri, il fosforo ed il magnesio, mentre il calcio è risultato aumentato. La visita prosegue nel Museo del Miracolo, da dove è possibile accedere alla chiesa di San Longino e dal percorso archeologico. San Longino ed il percorso archeologico. Negli spazi sottostanti il Santuario del Miracolo Eucaristico, a livello della Piazza del Plebiscito, i lavori di recupero condotti nell'ultimo ventennio su alcuni locali già adibiti ad attività commerciali hanno reso possibile riportare alla luce una vasta aula coperta a botte con conci di pietra, databili alla fine medievale, XI-XII secolo, all'epoca dell'insediamento dei Benedettini, preesistente a quello dei Francescani del 1252, identificabile con la chiesa dedicata a San Longino, della quale restano anche alcuni frammenti di affreschi raffiguranti Sant'Antonio Abate e San Giovanni Battista e la testa di una Madonna che faceva parte di una crocifissione oggi perduta. Sulla parete destra si apre un accesso nelle fondazioni della chiesa settecentesca, dove in alto è visibile un affresco del XIV secolo raffigurante la crocifissione e dal quale è possibile accedere ad un ambiente che conserva le tracce archeologiche di una cisterna romana. A sinistra, invece, si accede alla vasta aula quadrangolare, un tempo sede della Confraternita dei Raccomandati, sottostante l'antica sagrestia di San Francesco, affrescata tra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, con scene dell'Apocalisse, che sono state recuperate con un paziente lavoro di restauro dal 1990 al 2000.
Dai locali sottostanti la chiesa di San Francesco è possibile scendere sotto il livello della piazza del Plebiscito, dove gli scavi archeologici, che hanno permesso il collegamento di corridoi, passaggi e locali esistenti sotto l'antica piazza, evidenziano numerosi particolari architettonici. Scendendo alcuni gradini, sotto i resti della cisterna romana, un corridoio curvo permette di accedere all'area degli scavi, condotti negli anni 60, e di percorrere lo spazio sottostante l'antico portico, abbattuto all'inizio del XIX secolo, che, almeno dal 1640, copriva tutta l'area tra l'ingresso del Duomo ed il campanile. Sul lato sinistro, il visitatore non può fare a meno di notare una struttura cilindrica in muratura, una delle fosse granarie, antichi silos sotterranei per la conservazione delle granaglie, che un tempo si trovavano davanti alle numerose botteghe che circondavano la piazza. Sul lato destro, le murature in blocchi in pietra squadrata, sui quali sono visibili segni del violento terremoto che colpì la città nel 1456, permettono di ricostruire il perimetro della cattedrale dell'Annunziata, demolita nel 1819 per ricostruire più ampia la facciata della cattedrale della Madonna del Ponte e di cui è riconoscibile anche la rampa che sorreggeva la gradinata di accesso. Procedendo lungo il percorso che si snoda quasi come un labirinto sotto la piazza del Plebiscito, si incontrano la testata dell'antico ponte medievale dedicato al Virginio Pudore di Maria, anziché alla Divina Maestà dell'imperatore Diocleziano, e subito dopo gli avanzi del livello di calpestio di epoca romana imperiale. Lo scavo archeologico del percorso sotterraneo che collega il santuario della chiesa di San Francesco al ponte di Diocleziano è stato il più importante intervento di recupero e restauro avvenuto a Lanciano negli anni 90. Tornando sulla piazza, notate che la basilica, solo apparentemente, è collocata sulla terraferma. Essa in realtà poggia interamente su di un ponte, il ponte di Diocleziano. Ponte di Diocleziano. La tradizione fa risalire all'epoca dell'imperatore Diocleziano la costruzione del primo ponte destinato ad oltrepassare la Valle della Pietrosa. I risultati delle indagini archeologiche, che hanno restituito reperti ascrivibili al III secolo d.C. proprio alla testata del ponte, confermerebbero dunque la tradizione, generata dal rinvenimento di un'epigrafe dedicatoria avvenuto nel corso del restauro alla cattedrale del 1785 e tramandatici dallo storico Bocache, che narra dell'esistenza di un ponte romano costruito per volere del Senato e del popolo di Anxanum è dedicato alla Divina Maestà dell'imperatore Diocleziano. Certamente la maestosa struttura che oggi possiamo ammirare è il risultato di una complessa serie di interventi iniziati tra il XIII ed il XIV secolo, quando il ponte venne totalmente ricostruito. Su questa struttura andò ad insediarsi la primitiva cappella dedicata alla Vergine, che dal primitivo spazio costituito da un'immagine della Vergine collocata in un merlo al centro del ponte, finì per occupare per successivi ampliamenti dal 1443 tutto lo spazio disponibile. La città decise quindi la costruzione di un secondo ponte da affiancare al precedente, che venne completato nel 1513 e nel 1520 coperto da volte, permettendo in questo modo a livello superiore l'ampliamento della chiesa della Madonna del Ponte. Nel 1583, sfruttando i contrafforti che a monte e a valle rendevano più solida la struttura dei due ponti affiancati, venne aperto il cosiddetto corridoio. Un terzo passaggio scoperto è destinato esclusivamente al passaggio pedonale che collegava la piazza al corso della bandiera che attraversava il prato della fiera. Il ponte fu per secoli l'unico collegamento tra la città e il prato della fiera, fino a quando, dopo il riempimento della parte a monte della Valle della Pietrosa, nel 1905 fu creato corso Trento e Trieste. Dal 1973 il cinquecentesco ponte coperto è stato restaurato per essere adibito ad auditorium dei corsi musicali estivi di perfezionamento musicale.
Il risultato di questa complessa evoluzione architettonica è un insieme impareggiabile di strutture che evoca suggestioni piranesiane, al quale le Poste italiane hanno di recente dedicato un francobollo. La visita prosegue su Piazza Plebiscito, dove sorgono il municipio e la basilica. Piazza del Plebiscito e Municipio. La piazza del Plebiscito era originariamente circondata da botteghe con portici, poche delle quali sono giunte a noi a restituirci quello che doveva essere il suo aspetto originario quando era utilizzata per le fiere, fino a quando esse non furono dislocate nel piano della fiera, oltre il ponte di Diocleziano, nel 1306. La piazza da sempre è centro della vita sociale, intellettuale e spirituale della città di Lanciano e su di essa infatti affacciano le principali sedi cittadine delle attività amministrative, culturali e religiose. Col piano regolatore della città, elaborato nel 1879 dall'ingegner Filippo Sargiacomo, la piazza mutò radicalmente il suo aspetto. Venne pianeggiata eliminando la pendenza che originariamente esisteva, sia verso il campanile della chiesa di San Francesco, sia verso l'area dove nel 1926 venne innalzato il monumento ai caduti, opera dello scultore Amleto Cataldi. La demolizione negli anni Ottanta dell'Ottocento del Palazzo Carabba, che ne chiudeva la prospettiva ovest, permise di mettere in comunicazione, mediante una monumentale gradinata, la piazza e la sottostante Piazza Garibaldi, risultata dalla progressiva colmatura del Fosso del Malvò, che fece scomparire il ponte dei Calzolari, che assicurava il collegamento della piazza col quartiere di Civitanova. Lo sventramento di quanto esisteva tra la cattedrale e la chiesa di San Francesco, con l'apertura di Corso Trento e Trieste, nel 1904 rivoluzionò ulteriormente questo spazio urbano, intorno al quale, fino a quel momento, si aprivano a ventaglio i quattro quartieri in cui storicamente era suddivisa la città, rendendolo punto di partenza per lo sviluppo della nuova Lanciano del XX secolo. Sulla piazza si affaccia dall'Unità d'Italia il Palazzo Municipale, già in origine sede dell'Universitas Lancianese, ma che dal 1744 venne destinato a Palazzo degli Studi, affidato ai padri Scolopi. La facciata sulla piazza venne rinnovata tra il 1868 ed il 1869 con la costruzione dell'elegante loggiato, detto Loggia Pompeiana, annesso al circolo Casa di Conversazione, istituzione di cui si hanno notizie dalla fine del Settecento, nata per accogliere in sodalizio i cittadini più in vista e ancora oggi fiorente. Le sale riservate al circolo vennero ampliate tra il 1900 ed il 1901 con la costruzione della sala da ballo, al di sotto della quale venne realizzato il primo cinematografo della città, ora Sala Mazzini. Nel dopoguerra il palazzo municipale venne sopraelevato e ampliato. La Basilica della Madonna del Ponte. Il polo religioso della piazza del Plebiscito è focalizzato dalla Cattedrale della Madonna del Ponte, la quale deve il suo titolo all'essere costruita sul ponte detto di Diocleziano, anche se in realtà si tratta di due ponti risalenti al XIII e al XVI secolo, e dal suo campanile, innalzato tra il 1610 e il 1621 dal milanese Tommaso Gottardo, indicato talvolta come torre civica per la sua prossimità al Palazzo Municipale e la sua utilizzazione in passato anche per scopi profani, tra cui quello di prigione nel piano sottostante la piazza. Il prospetto neoclassico della cattedrale basilica venne realizzato nel 1819 dall'architetto Eugenio Michitelli di Teramo, il quale, per renderlo più imponente, demolì l'adiacente chiesa dell'Annunziata, che era comunicante con la Madonna del Ponte ed era stata la prima cattedrale della città, il cui perimetro rimane indicato da una lapide e dalla differente pavimentazione dell'area della piazza sulla quale essa sorgeva.
La parte superiore della facciata non fu realizzata che dopo la Seconda Guerra Mondiale, su disegno di Donato Villante, al quale si deve anche la concezione della cupola. L'intervento del Michitelli fece anche definitivamente scomparire il più antico e ampio portico che raccordava la chiesa al suo campanile e che veniva utilizzato per rogiti notarili ed atti pubblici o assegnato in fitto durante le fiere. L'interno della chiesa, come oggi lo vediamo, è il risultato di una lunga sequenza di interventi condotti tra il 1785 e il 1794. In quegli anni l'altare maggiore della chiesa, opera del marmoraro napoletano Crescenzo Trinchese del 1758, che si trovava sul lato lungo dell'edificio in corrispondenza della primitiva edicola dove oggi si trova la cappella del Santissimo Sacramento con la pala dell'Ultima Cena dipinta da Tommaso Alessandrino nel 1601, venne spostata nella collocazione attuale. Ad affrescare le volte la cupola venne chiamato il napoletano Giacinto Diano, professore di disegno e maestro di pittura nella Reale Accademia di Belle Arti di Napoli, che seguì anche dipinti delle lunette e delle due pale d'altare tra il 1787 e il 1793. Ai lati del presbiterio si trovano a sinistra la regina di Saba e il re Salomone, realizzata nel 1806 dall'artista Giuseppangelo Ronzi di Penne, mentre a destra, distrutta da un incendio nel 1933, l'opera originale Davide e Abigail. Essa è stata sostituita da un dipinto di analogo soggetto, ispirato a quello perduto, realizzato dal pittore Francesco De Vincentis di Chieti. Nella nicchia sull'altare maggiore sta la venerata immagine in terracotta della Vergine col Bambino, opera della metà del 400, epoca in cui la devozione popolare, aumentata nel corso dei secoli, fece sì che dalla piccola edicola con l'immagine della Vergine ricavata in uno dei merli costruiti a difesa del ponte, si arrivasse nel 1443 alla costruzione della prima cappella che andò ad occupare il ponte medievale in tutta la sua larghezza. La pavimentazione marmorea fu realizzata nel 1870 su disegno dell'ingegner Filippo Sargiacomo, mentre le vetrate colorate sono state collocate nel 1912. Alla Madonna del Ponte sono dedicati festeggiamenti che dal 1833 si tengono il 14, 15 e 16 settembre a ricordo dell'incoronazione della statua avvenuta in quell'anno con due corone d'oro donate dal Capitolo Vaticano. Palazzo del Capitano. Originariamente la facciata principale di questo palazzo, appartenuto ai Bocache e passato successivamente ai Murri e da questi ai De Giorgio, era quello, in stile neoclassico, che si affaccia lungo la via degli Agorai, dalla parte opposta a quella che oggi vediamo. Con la demolizione della chiesa di San Martino nel 1848 e la creazione del Largo Tappia, quello che era inizialmente l'assai modesto prospetto sul retro, si trovò ad affacciarsi proprio sulla nuova piazza. Un primo intervento di sistemazione è evidente soprattutto nel portale, affiancato da due paraste e sul quale ancora si leggono le iniziali dei Murri e nelle cornici di finestre e balconi dei primi due piani. La facciata che oggi vediamo risale al 1923, quando il capitano Alfonso Cotellessa, al quale il palazzo deve il suo nome, marito di una vedova De Giorgio, progettò e fece realizzare la sopraelevazione dell'edificio e rimodernare il prospetto in stile eclettico con elementi di gusto floreale. Le decorazioni nelle sale interne sono assai interessanti e vanno dal XVII al XX secolo. Degni di nota sono il Salone degli Specchi, che conserva ancora integri arredi e tendaggi di gusto rocaille, e la Sala di Amore e Psiche, le cui pareti sono decorate con papier paint che raffigurano episodi del mito greco e la cui volta venne dipinta dal pittore lancianese Vincenzo Gagliardi agli inizi del Novecento. Proseguendo lungo la salita, dopo alcuni metri, sulla sinistra, si erge la bellissima chiesa di Sant'Agostino. Secondo itinerario, il quartiere di Lanciano Vecchia. Partendo da Piazza Plebiscito con la Basilica alle spalle,
percorrerete la salita di via dei Frentani, situata a destra, appena oltre il porticato del municipio, dove, dopo pochi metri, incontrerete la prima tappa del nostro itinerario, il Teatro Fenaroli. Il Teatro Comunale, intitolato al musicista lancianese Fedele Fenaroli, vissuto nel XVIII secolo, venne progettato nel 1834 dall'ingegner Taddeo Salvini di Orsogna e dall'architetto Carlo Ponza di Napoli e fu costruito all'imbocco della via dei Frentani sul sito della chiesa di San Giuseppe Calasanzio, che era annessa al collegio dei Padri Scolopi. In ossequio alla dinastia dei Borbone, venne intitolato alla defunta regina Maria Cristina di Borbone. Successivamente, chiamato San Francesco, in omaggio al principe ereditario, figlio del re Ferdinando II. Della decorazione degli interni venne incaricato l'allora scenografo del Teatro San Carlo di Napoli, Leopoldo Galluzzi. L'inaugurazione ufficiale avvenne molti anni dopo, nel 1847, in occasione della visita a Lanciano di Ferdinando II di Borbone, della regina e del rispettivo seguito, con sestuplicata illuminazione a cera, come raccontano le cronache, ma vi si tenevano spettacoli già dal 1841, con opere di Bellini e Donizetti. Dopo il 1861, il teatro fu intitolato alla memoria del musicista lancianese Fedele Fenaroli, uno dei maggiori esponenti della grande scuola napoletana della fine del Settecento e docente presso il Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli. Nel 1869 venne ampliato e rinforzato nella parte posteriore dall'ingegner Filippo Sargiacomo, mentre nel 1884 si mise mano al prospetto. Le colonne vennero rinforzate con lastroni di pietra vesuviana, essendo stato abbassato il livello stradale e tre ingressi furono chiusi con porte in ferro. L'interno venne rinnovato nel 1897 e ancora nel 1938, quando venne sopraelevato e adattato a cinematografo. Negli anni 90 il teatro è stato completamente restaurato con un intervento che ha ripristinato la cupola e l'ultimo ordine di palchi. Proseguendo la salita, dopo alcune decine di metri, sulla sinistra, si erge il Palazzo del Capitano. La Porta San Biagio è l'unica superstite delle nove porte che si aprivano nelle mura di difesa per permettere l'accesso alla città. La porta, che prende il nome dalla vicina chiesa intitolata allo stesso santo, protettore della potente corporazione dei Cartadori, è costituita da un semplice arco a sesto acuto che permette di datarla al XIII secolo. L'arco è realizzato in pietra arenaria, un materiale di largo impiego a Lanciano, essendo disponibile in loco. Il progressivo abbassamento del piano stradale ne ha modificato fortemente le proporzioni, lasciando scoperti gli elementi di fondazione. Dalla porta di San Biagio, orientandosi rapidamente col campanile dell'omonima chiesa, si penetrava nel cuore del quartiere di Lanciano Vecchio, oppure si poteva raggiungere rapidamente la piazza del Plebiscito percorrendo la via dei Bastioni, che costeggia a sinistra la valle di Pozzo Bagnaro. La chiesa di Sant'Agostino, oggi chiesa parrocchiale del quartiere di Lanciano Vecchio, apparteneva al più vasto complesso del monastero degli Agostiniani, costruito alla fine del XIII secolo. La facciata della chiesa mostra in maniera evidente collegamenti col portale della chiesa di Santa Maria Maggiore, che permettono di riconoscere la mano dello scultore Francesco Petrini. L'armonioso portale è incorniciato da colonnine tortili, da fregi floreali e punte di diamante di raffinata esecuzione. Nella lunetta, nella quale un restauro condotto agli inizi degli anni 90 ha evidenziato tracce dell'originaria policromia, troviamo una figura, Madonna con Bambino. Le figure zoomorfe che compaiono tra gli elementi decorativi possiedono tutte valori simbolici. Il leone che sottomette il capo rappresenta il trionfo del bene sul male. L'agnello crucifero è immagine di Cristo che si offre come agnello. Sotto il prezioso archinvolto sorretto da colonnine pensili si apre il rosone, di cui, perduta la raggiera, resta l'ultima corona decorativa a foglie di acanto.
Sul coronamento sono ancora chiare le tracce delle sedi in cui erano inseriti elementi rotondi in maiolica che formavano un motivo a croci. All'interno, dove alcuni lavori hanno permesso la scoperta di avanzi della precedente struttura del tardo 200, troviamo un complesso ciclo di stucchi eseguiti intorno al 1730 dagli scultori Gerolamo Rizza e Carlo Piazzoli. Sul lato destro della navata si apre la cappella dei Santi Simone e Giuda Taddeo, le cui reliquie furono trafugate nel 1439 da un sacerdote lancianese dall'omonima chiesa veneziana. Dopo il furto, la Serenissima organizzò una spedizione militare contro la città di Lanciano per recuperare le reliquie, ma i veneziani, invece di sbarcare nel porto di San Vito, devastarono per un errore di navigazione, secondo quanto tramandato dalla tradizione, San Vito dei Normanni. Considerata la fama di navigatori degli abitanti della laguna, l'evento fu ritenuto prodigioso ed espressione della volontà delle reliquie di restare dove erano. Sulla parete di fondo si trova invece un monumentale dossale dell'ultimo quarto del Cinquecento, nel cui scomparto centrale sono raffigurati Sant'Agostino tra San Michele Arcangelo e Santa Apollonia. La chiesa è sede della confraternita dei Santi Simone e Giuda Taddeo, la più antica confraternita cittadina. Proseguendo, dopo pochi metri, sempre a sinistra, si incontra la chiesetta di Santa Croce, dove è custodito il secondo miracolo di Lanciano, la cui storia vede protagonista una donna di nome Ricciarella. Ricciarella. La piccola cappella, dal bel portale in pietra di sobrie linee classiche, annessa al gran palazzo che appartenne alla famiglia dei baroni Fioregigliani, venne eretta nel 1583, a memoria del secondo miracolo eucaristico di Lanciano. Tramanda la tradizione che nella seconda metà del 200 ci fosse in questo sito la casa di una ragazza di nome Ricciarella, sposata col carrettiere Jacopo Stazio, la quale, consigliata da una donna più anziana, non esitò a porre un'ostia consacrata su una tegola arroventata per riconquistare l'amore del marito. Al momento della profanazione, la particola, mutatasi in carne, cominciò a sanguinare e Ricciarella, inorridita, avvolse corpo e particola in uno strofinaccio occultandolo sotto lo strame della sottostante stalla. Il racconto prosegue narrando che la sera, quando Jacopo cercò di far rientrare l'asino nella stalla, l'animale, dopo molte insistenze, vi si introdusse in ginocchio. Dopo 7 anni dei fatti, nel 1280, Ricciarella, sconvolta, confessò il suo delitto ad un frate dell'attiguo monastero di Sant'Agostino, il quale, scavando nel luogo indicato dalla donna, recuperò l'involto e al suo interno la particola ancora sanguinante. Il frate condusse le reliquie nel suo paese, Offida, nelle Marche, e da allora iniziò la venerazione delle 3 santissime reliquie. Il dipinto sull'altare maggiore mostra Sant'Agostino al centro che sorregge il reliquiario cruciforme del miracolo eucaristico, mentre ai suoi lati stanno 2 figure di santi con le reliquie del coppo e dello strofinaccio. Nel 2003 2 frammenti, uno del coppo nel quale venne posta l'ostia e uno dello strofinaccio in cui venne avvolta, sono stati donati dall'arcivescovo emerito di Ascoli Piceno alla parrocchia di Sant'Agostino e sono conservati nell'artistico reliquiario sull'altare del piccolo oratorio. Proseguendo pochi metri più avanti si incontra un bellissimo esempio di casa medievale del XV secolo con botteghe. Botteghe medievali. Presso la piazza dei Frentani, dove sorgeva la chiesa di San Maurizio, abbattuta nel XIX secolo, si trova uno dei più interessanti edifici civili della città. Le botteghe di Nicolao devono il loro nome al mercante Nicolaus Rubeus, il quale, utilizzando elementi architettonici di gusto squisitamente gotico-borgognone, le fece costruire nel 1434, come riportato dall'iscrizione murata tra i 2 archi centrali, che con i loro banchi in pietra fungevano da vetrina, mentre il portale architravato era con ogni probabilità l'ingresso della sovrastante abitazione e l'ultima arcata permetteva l'ingresso nella bottega vera e propria.
Le lineari finestre a bifora architravate al piano superiore sono invece il risultato di un restauro condotto negli anni 30 del Novecento, che ha rimosso i bei finestroni in pietra rinascimentali. La casa passò per matrimonio dalla famiglia De Rubeis ai De Arcangelis. Giovan Tommaso de Arcangelis fu ritenuto uno dei più ricchi gentiluomini d'Abruzzo nel secolo XVII. Fu ecclesiastico con molti incarichi, tra i quali quelli di protonotario apostolico, vicario ed amministratore dell'abbazia di San Giovanni in Venere. Morì durante la peste del 1656, in età avanzata, lasciando immense ricchezze. A destra di Piazza dei Frentani si scorge l'antica chiesa di San Biagio. La chiesa di San Biagio è la più antica di Lanciano, essendo citata in un documento del 1059. La sera del 3 febbraio la chiesa viene aperta ai fedeli e vi si svolge la tradizionale benedizione della gola. Una leggenda ritiene che, avviandosi il santo vescovo al supplizio, avrebbe salvato dal soffocamento, posandogli una mano sulla gola, un bambino cui era rimasta di traverso una lisca di pesce. L'interno, ripristinato alla metà del Novecento, è costituito da una semplice aula coperta a capriate, ma conserva, dell'antico apparato decorativo, una rarissima lunetta in stucco di epoca rinascimentale, raffigurante l'Annunciazione. La chiesa è dotata di una cripta che era probabilmente la chiesa primitiva. Il campanile fu edificato fra il 1345 e il 1400. È una solida torre in muratura con una bifora a sesto acuto nel secondo ordine che si eleva sopra la chiesa e un'elegante finestra pure a bifora nella parte più bassa. Alla sua base era ospitata in origine la piccola cappella di San Giorgio. La chiesa fu parrocchia fino al 1827 e rimase aperta al culto fino al 1860, anno in cui venne ridotta ad usi profani e servì come sala per le prove della banda di Lanciano. Tornò ad essere riaperta al culto nel secondo dopoguerra, diventando sede della confraternita di Maria Santissima dei Raccomandati, che vi si trasferì dalla distrutta chiesa di San Giovanni. All'interno della chiesa si possono ammirare tre statue lignee, la più antica delle quali è quella di San Biagio, risalente al XIV secolo. Vi sono poi la settecentesca statua di San Isidoro Agricola della bottega dello scultore lancianese Domenico Renzetti e la Madonna della Candelora, capolavoro di scultura barocca napoletana che si deve alla mano dello scultore Giacomo Colombo. Scendendo lungo la discesa, dopo poche decine di metri, si incontra la porta di San Biagio, via dei Bastioni. La strada detta dei Bastioni si snoda lungo il lato est del quartiere di Lanciano Vecchio e costituisce un suggestivo itinerario di visita alla scoperta delle antiche fortificazioni della città di Lanciano. I Bastioni di Lanciano Vecchio sfruttavano l'accentuata pendenza del terreno per rendere sicura la città senza l'ausilio di vere e proprie mura. Secondo la tradizione, intorno all'anno 1000, il normanno Ugone di Malmozzetto, per ordine del re, obbligò la città di Lanciano di rinforzare il Forcillium Balistrarum in porta contromare, identificato con l'area intorno a San Biagio, e di unificare con mura i diversi nuclei della città. Percorrendo la via dei Bastioni si notano alcune strutture a scavalco della via, aggettanti sulla valle e ancora visibili, che rafforzavano la sicurezza del sistema di difesa nei punti di accesso dall'esterno, nelle adiacenze della scomparsa porta di Pozzo Bagnaro che si apriva nel punto in cui una strada risale dal sottostante vallone. Queste strutture, risalenti con ogni probabilità all'epoca aragonese, sono probabilmente coeve a quelle che si ritrovano nell'altro versante fortificato della città, quello che dalla chiesa di San Nicola giunge alle torri montanare a difesa dei quartieri della Sacca e di Civitanova. Lungo il percorso a sinistra è possibile ammirare, nella sua maestosità, la basilica dedicata alla Madonna e costruita interamente sul ponte.
Terzo itinerario, i quartieri di Civitanova e Sacca. I quartieri di Civitanova e Sacca sorgono sul colle posto di fronte alla Basilica. Essi sono raggiungibili attraverso il dedalo di viuzze, chiamate vichi, che vi si arrampicano. Vi suggeriamo di salire da via Corsea, la strada che inizia a sinistra dietro il monumento ai caduti. Da lì, giunti al larghetto dei Gradoni, vi consigliamo di prendere a destra la salita dei Gradoni. Una volta in cima ad essa, svoltate a sinistra e dopo poche decine di metri si aprirà maestosa la chiesa di Santa Maria Maggiore. Essa è uno dei monumenti più noti ed importanti d'Abruzzo. Ricostruita nel 1227 in stile gotico cistercense su una precedente struttura dell'XI secolo, di cui ci resta il portale romanico recuperato durante il restauro della fine degli anni 60, inserito nel nartece esterno sul lato di via Garibaldi. L'impianto federiciano aveva in origine due campanili, di cui l'unico superstite è ornato da trifore ed un impianto interno a tre navate che si conclude in un'aula presbiteriale a pianta quadrata e cupola ottagonale. Nel 1317 Francesco Petrini, sfruttando il dislivello tra la strada inferiore e il piano della chiesa e appoggiandosi ai due contrafforti che sorreggono la cupola, realizzò sul lato orientale il monumentale portale che si erge al di sopra di un'imponente gradinata, con la sua profonda strombatura ornata da colonnine tortili ed altri elementi scultorei. Nella lunetta del portale trecentesco si trova il gruppo della Crocifissione e l'iscrizione con la data e la firma dell'artista. Il rosone, fiancheggiato da colonnine pensili, si apre al di sopra del portale, arricchito anche da due snelle bifore laterali. Il portale conservava fino a non molti anni fa gli originari battenti lignei, che, a causa del loro stato di conservazione, sono stati sostituiti con altri che riprendono il disegno antico, mentre gli originali sono stati collocati all'interno dell'edificio. Il lato sinistro della facciata è la testimonianza più evidente della trasformazione subita dall'edificio nel XVI secolo, quando venne ampliato e il prospetto ingrandito utilizzando materiali di spoglio dell'edificio originario, inglobando anche il portale ogivale proveniente dalla parte duecentesca, che insieme al portale laterale che si apre sull'attuale via Federico Spoltore, ricollega la costruzione di Santa Maria Maggiore ai cantieri dell'imperatore Federico II ed in particolare alle tipologie costruttive di Castel del Monte. Le due finestre ed il secondo rosone, dagli aventi caratteri decorativi di ispirazione classica, possono riferirsi pienamente all'epoca rinascimentale. Alla fine degli anni 60, l'interno della chiesa venne sottoposto ad un radicale intervento di restauro che cercò di recuperare per intero la chiesa gotica, ricostruendo ex novo la navata laterale di sinistra della chiesa medievale, distrutta durante l'ampliamento cinquecentesco, per poter realizzare una nuova e grande navata che costituì l'asse centrale di una complessa struttura a tre navate, con in più due file di cappelle laterali appartenenti alle maggiori famiglie cittadine. Il drastico restauro ha finito però col compromettere seriamente la conservazione di tutto l'ampliamento cinquecentesco, del quale oggi, conservando elementi artistici di grande pregio, è stato avviato un progetto di consolidamento e recupero. La chiesa di Santa Maria Maggiore è ricchissima di opere d'arte, in gran parte purtroppo non visibili al pubblico. Nell'area presbiteriale, oltre al fonte battesimale ricavato dalle venti lapidei erranti e alla pala d'altare raffigurante l'Assunta, opera dell'artista Giuseppangelo Ronzi,
si trovano il pregevole trittico di scuola veneta, raffigurante la Madonna con Bambino tra San Nicola di Bari e San Tommaso, attribuiti a Girolamo Galizzi da Santa Croce, e la straordinaria croce processionale in argento e smalti di Nicola da Guardiagrele, capolavoro d'arte orafa datato 1422. Nella parte superiore della zona cinquecentesca vi è, non accessibile ai visitatori, l'oratorio della confraternita di Maria Santissima della Pietà e Concezione, risalente alla fine del XVIII secolo. Proseguendo a sinistra, lungo via Garibaldi, si giunge al Largo dell'Appello, dove vi sono il Museo Diocesano e le Torri Montanare. Museo Diocesano. Il largo davanti alla chiesa di Santa Giovina è detto Largo dell'Appello, poiché in epoca napoleonica il palazzo, già adibito a seminario, venne destinato ad ospitare la corte d'appello degli Abruzzi. Oggi, oltre agli uffici della Curia e alla biblioteca e all'archivio diocesani, ospita dal 2002 il Museo Diocesano, che è certamente tra i più importanti e ricchi musei d'arte sacra della regione. L'esposizione, articolata in 9 sale, si sviluppa su oltre 1000 metri quadrati di spazio, permette di ammirare testimonianze di secoli di storia della Chiesa frentana. Dipinti, sculture, oreficerie, paramenti sacri, ex voto, arredi lignei, ricami, manoscritti, legature preziose, databili dal XIII al XX secolo. Assai significativo è il nucleo delle oreficerie, con capolavori quali la croce astile quattrocentesca di Nicola da Guardiagrele Bottega, il quasi coevo pastorale di Scuola Sulmonese e la brocca per pontificale, segnata 1603, di probabile manifattura napoletana. Non meno importante è il settore dei tessuti. Splendidi i ricchi paramenti liturgici ottocenteschi appartenuti all'arcivescovo Francesco Maria De Luca. È sorprendente il grande parato di metà Settecento, che misura quasi 50 metri quadrati, dipinto a tempera e ricamato, dono del medesimo prelato alla cattedrale. Tra i numerosi dipinti risultano per qualità il Cristo portacroce, opera di pittore giorgionesco dei primi del Cinquecento, la Madonna col Bambino, firmata da Jacopo de Lanziano, un maestro che dovette soggiornare nella Venezia del Quattrocento, e il bozzetto tardo settecentesco di Giacinto Diana per la perduta decorazione ad affresco della cupola della cattedrale. In coincidenza del terremoto del 2009 è tornata ad essere esposta nelle sale del museo la pala della Madonna col Bambino tra San Giovanni e San Nicola, opera del pittore lancianese del Cinquecento Polidoro da Lanciano. Tra le sculture si segnalano per la loro importanza una Madonna col Bambino di scuola abruzzese di fine XIII-inizio XIV secolo e un'altra Madonna assegnabile a maestro sempre abruzzese della prima metà del Quattrocento. Torri Montanare. Le fortificazioni a difesa della zona occidentale di Lanciano, l'unica parte della città che terminando in piano non poteva essere difesa dai possenti bastioni che circondano il resto dell'abitato, si svilupparono progressivamente a partire dal XII secolo ai primi anni dell'espansione del quartiere di Civitanova, che in questa zona, fino alla suddivisione della città in quartieri, costituiva un rione separato detto di Vallebona. I due versanti delle mura presentano caratteristiche costruttive diverse. Nel tratto più antico, sovrastante la vallata del Feltrino, la struttura muraria è costituita da un misto di mattoni e pietrame. Nel tratto che proseguiva fino all'immissario del Malvò, alla porta di Santa Chiara, e si ricongiungeva al torrione aragonese, la muratura si presenta ancora oggi, nelle porzioni superstiti, in laterizio, il che permette di datarla, insieme alla torre più bassa, che mostra evidenti caratteri quattrocenteschi, alla ristrutturazione dell'apparato difensivo realizzato in epoca aragonese intorno al 1480. La torre più alta, invece, che ha il lato verso l'interno aperto al fine di impedirne l'uso contro la città in caso di conquista, è quanto rimane del più antico sistema difensivo e permetteva il controllo sulla prospiciente piana dei Cappuccini e su tutta la sottostante vallata del Feltrino. La fantasia popolare
Vuole che sul sito delle torri sorgesse in epoca altomedievale il castello di Jean de Lanson, leggendario paladino di Carlo Magno, le cui gesta sono narrate in una chanson de geste conservata presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, risalente al XIII secolo. Nei pressi delle torri si apriva una delle nove porte, detta di Santa Maria la Nova, dal nome della chiesa, oggi conosciuta come Santa Giovina, che col suo convento vi sorgeva poco distante. Nonostante la presenza di queste imponenti fortificazioni, questa fu la parte più debole del sistema difensivo dell'antica Lanciano. Infatti, nel 1423, il capitano di Ventura, Muzio Attendolo Sforza, sconfisse Braccio da Montone ed occupò Lanciano, aprendo una breccia proprio nel tratto di mura presso Santa Chiara. Oggi, terminata la loro funzione difensiva, le torri montanare sono uno dei più incantevoli scorci della città e lo spazio al loro interno è destinato ad ospitare i grandi concerti all'aperto dell'estate musicale frentana. Affacciandosi dagli spalti, si può ammirare un pittoresco panorama sugli orti della contrada di Sant'Egidio, tra i quali spunta l'omonima chiesa e la fontana di Civitanova. Tornando indietro, percorrendo al contrario via Garibaldi, si giunge al quartiere Sacca, in fondo al quale sorgono le chiese di San Nicola e di San Rocco. Le chiese di San Nicola e di San Rocco. La chiesa dedicata a San Nicola di Bari, parrocchiere del quartiere della Sacca, venne costruita nel 1242 sul sito della chiesa di San Pellegrino, distrutta da un incendio. L'ingresso da via Garibaldi è costituito da un portale gotico sormontato da una scultura raffigurante San Nicola tra lo stemma di Lanciano e lo stemma della famiglia Ricci. Il campanile del XIII secolo ha conservato all'esterno un'elegante finestra bifora e traccia dei bacini ceramici policromi posti un tempo tra le arcatelle della cornice ed è certamente la parte più interessante dell'altrimenti assai spoglia e modesta architettura dell'edificio. L'interno, di chiara ispirazione neoclassica, è stato completamente ricostruito tra il 1854 e il 1881 dall'ingegner Filippo Sargiacomo, il quale realizzò la sopraelevazione della navata centrale e progettò l'apparato decorativo in stucco. Degna di nota è la presenza di una fonte battesimale, la cui superficie è finemente lavorata con incisioni e dipinti, e di un'antica acquasantiera in pietra. Nel 1993 è stato scoperto, all'interno di una cappella alla base del campanile, un prezioso ciclo di affreschi con diverse raffigurazioni riferibili alla leggenda della Vera Croce e alcune figure di santi realizzate tra la seconda metà del 1300 e la prima metà del secolo successivo. Un tempo si trovava proprio tra queste pareti l'unico dipinto conservato in patria attribuito al pittore Polidoro da Lanciano, oggi al Museo del Castello Cinquecentesco di L'Aquila. Tra le preziose suppellettili della chiesa, conservate nell'adiacente Centro di Documentazione Museale, inaugurato il 22 luglio del 2000 e ricco di preziosi suppellettili ecclesiastiche, vi è il reliquiario del 1456, opera di Nicolaus de Franca, in argento finalmente cesellato in lamine d'oro e smalti con fregi di gusto gotico, ed un San Michele Arcangelo dipinto da Federico Spoltore nel 1944. Adiacente da tempo immemorabile alla chiesa parrocchiale di San Nicola sorge la più piccola ma assai antica cappella dedicata a San Rocco. L'esterno dell'edificio, realizzato nel 1863 su progetto dell'ingegner Filippo Sargiacomo, mostra un chiaro impianto classico e l'abile uso del laterizio. L'interno mostra evidenti elementi che permettono di datarlo al XIII secolo, ma la prima testimonianza scritta di questa cappella, dedicata al santo pellegrino invocato insieme a San Sebastiano contro le pestilenze, risale al 1560, mentre la costituzione della confraternita di Maria Santissima della Pietà e San Rocco è documentata dal 1579. L'altare maggiore che oggi vediamo venne invece realizzato nel 1730.
La festa del santo ricorre il 16 agosto e in quell'occasione, all'interno del sacro edificio, vengono accatastati su alcuni tavoli calchi di parti anatomiche in cera, ex voto di fedeli che hanno ricevuto la grazia di una guarigione. Durante la festa vengono distribuiti e consumati panicelli benedetti.